Allora, tutti contro tutti, come al solito le immagini di quei parlamentari venivano dall'Ucraina. Non è che nel nostro Parlamento non volino insulti e anche ogni tanto non ci siano anche qualche, non ci siano risse e schiaffi, però insomma in Ucraina è certamente peggio, anche a Taiwan succedono cose terribile, ma in ogni caso la politica oggi è più contrapposta che mai. Per esempio a Treviso scontro all'arma bianca sulla cittadinanza onoraria proposta dal sindaco Manildo ai bambini degli immigrati. Sono 1800, ovviamente la Lega tuona contro questa decisione dell'assessore Cabino e stanno volando gli stracci, ma anche a Roma sta succedendo di tutto e di più, nel PDL, nel PD, ovunque si guardi, insomma, ci sono scontri davvero molto, molto violenti dal punto di vista politico. Quindi noi della situazione politica oggi parliamo, vediamo di fare un po' il punto della situazione e poi durante il dibattito ci collegheremo con Villorba, dove c'è la festa provinciale del Carroccio, quindi potremo parlare con Luca Zaia, il governatore, con Flavio Tosi, sindaco di Verona e candidato premier alle prossime primarie del centrodestra. Insomma, tantissime, tantissime notizie, molti fatti di cui ci occuperemo questa sera. Intanto vi presento gli ospiti. Il senatore Gianni Girotto del Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Paolo Zabbeo della CGA di Mestre, buonasera. Buonasera. Pietro Ruzzante del Partito Democratico, buonasera. Buonasera. Morena Martini, PDL Forza Italia, buonasera. Buonasera. E Antonio Guadagnini di Veneto Stato. Buonasera, buonasera. Guadagnini. Buonasera. Tantissimi sms già pronti, ovviamente appena volete intervenire, dire la vostra, esprimere un'opinione, sapete che lo potete fare senza nessun problema. Ci collegheremo, vi dicevo, con la festa provinciale della Lega, dove c'è Lucio Zanato e sentiremo sia Zaia che Tosi, è un'occasione per sentirli assieme, perché non è frequente che siano in una manifestazione assieme, succede abbastanza di rado. Allora, partiamo però dalla notizia di queste ore, cioè di questa proposta del Partito Democratico, del sindaco Manildo, in particolare a Treviso, di dare la cittadinanza onoraria a questi 1800 bambini. Pietro Ruzzante. Ma intanto non ha nessuna valenza dal punto di vista pratico, perché di cittadinanza onoraria si tratta, non rappresenta nessun costo, è stata fatta in tanti comuni, è un modo per dire chi nasce in Italia deve diventare a tutti gli effetti cittadino italiano. Mi ricordo proprio in una trasmissione qui, non so se si ricorda direttore, un sindaco della Lega, se non ricordo male, un sindaco anche molto vicino agli studi dove trasmettiamo, raccontava questo episodio del figlio che va a scuola accompagnato dal nonno, esce da scuola, nonno vede che ci sono bambini di tutte le etnie e gli chiede al nipotino, questo nonno, ma quanti stranieri che sei in classe tua? Neanche uno, nonno. Ma come non neanche uno, risponde il nonno, uno già era maronsin, st'altro già era cinesino, st'altro già era dest'altra nazionalità. E il puteo, ma no, noi siamo mica stranieri, qui viene dall'asilo e già era comì. E in questa battuta di questo bambino, figlio di un genitore sindaco leghista, ci sta tutto il senso e il significato di come questa integrazione tra i bambini è una cosa nei fatti, giocano nelle squadre di calcio o nelle squadre di pallavolo, frequentano le scuole dei nostri figli. E ci sta tutto il senso di una capacità, di una necessità anche di integrazione. Sia chiaro che questa è una scelta di un'amministrazione comunale che vuole semplicemente dire a quei bambini siete figli nostri. Semplicemente questo, io credo che sia il senso e il significato di questa cittadinanza
onoraria. Credo anche ci sia un tema che dovremmo prima o poi affrontare, riguarda non solo l'Italia, non solo il Veneto, ma riguarda tutta Europa, dove c'è un calo delle nascite preoccupante, insomma, rispetto ai nostri territori e alle scelte di vita delle giovani coppie, di tanti ragazzi e ragazze, che capisco, perché in una fase di crisi come quella attuale è difficile decidere di mettere al mondo un figlio, però è un tema sul quale forse non ci siamo interrogati a sufficienza, e credo che molto spesso i richiami e le parole di Papa Francesco vadano nella direzione giusta anche su questi temi qui, nella comprensione di come una società deve arricchirsi dei tanti soggetti che arrivano da altre esperienze, da altre culture, e deve viverla non come un nemico in casa, ma semplicemente come una capacità di aprirsi al nuovo, cosa che dovremmo fare anche sotto il profilo economico, perché solo quelle aziende che hanno avuto in questa fase capacità di esportazione hanno retto alla fase di difficoltà e di crisi economica. Quindi la vedo una scelta che va assolutamente nella direzione giusta, non la enfatizzerei più di tanto. Io sono personalmente a favore anche della legge sullo ius soli, però è un tema che so essere all'oggetto in discussione in Parlamento, sul quale si troverà, io mi auguro, rapidamente un punto di convergenza. Allora, perché nascere in Italia, dicevo un SMS prima, non so se sia andato, per pagare tasse e bollette. È rientrato in Italia Maradona e gli hanno presentato una cartella esattoriale da 39 milioni. Stasera va, non so in che stato d'animo, a vedere Roma-Napoli. Allora, Morena Martini, sui bambini che secondo il sindaco Manildo devono diventare, con questa cittadinanza onoraria, italiani a tutti gli effetti. Allora, come diceva anche chi mi ha preceduto, la cittadinanza onoraria non ha una valenza giuridica, è un atto che un'amministrazione decide di adottare nei confronti, normalmente, di chi si è distinto nell'ambito comunale o di chi anche cittadino non nato nel comune dove si svolge la manifestazione ha portato in quel comune lustro e gloria. Io, per quanto riguarda il mio comune, ricordo per esempio Giulio Cisco, un grande scrittore e giornalista, ha scritto molto per il Corriere della Sera, è arrivato in finale ad un premio Campiello, era nato a Rossano Veneto, era figlio del medico condotto e ha ricevuto da noi la cittadinanza onoraria una ventina di anni fa, 20 anni fa, forse qualcosa di più. Quindi è un atto, diciamo così, di riconoscimento, tra virgolette, politico che un'amministrazione fa nei confronti di qualcuno. Traslarlo a dei bambini è una scelta politica, quindi io non mi sento, cioè posso dire sono d'accordo oppure non sono d'accordo, però non mi sento di giudicare la scelta politica di un sindaco che non fa parte della mia coalizione politica. Lei mi può chiedere, lei lo farebbe? In questo momento io non ritengo necessario farlo nel mio comune, per esempio. Nel mio comune ci sono tantissimi bambini, hanno gli stessi diritti, ci mancherebbe altro, di tutti i bambini, sono convinta anch'io. Quello che deve fare un comune è quello di lottare contro i pregiudizi e contro i preconcetti che non i bambini, ma le famiglie dei bambini hanno nei confronti gli uni degli altri. Noi italiani nei confronti di chi italiano non è e chi italiano non è nei confronti degli italiani, perché i pregiudizi ci sono da entrambe le parti. Quindi un comune avveduto e che lavora con il buon senso dovrebbe lavorare in questo senso. Io penso che il sindaco di Treviso abbia voluto, non lo conosco personalmente, però è un atto anche un po' provocatorio, se vogliamo veder bene, perché naturalmente in una città che è stata governata per così tanto tempo da sindaci leghisti, con l'impronta che poi certi sindaci hanno dato alla città, uscire a pochi mesi dalle elezioni con un atto così è sicuramente un atto di grande provocazione che porterà le conseguenze, ma credo che il sindaco di questo ne abbia tenuto conto. Io nel mio comune non lo farei per rispetto anche a dei bambini che in questo caso e in questo periodo storico particolare potrebbero ingiustamente essere strumentalizzati, però non è casa mia.
Grazie, allora vedo collegati da Villorba, che si chiamerà quando si fonderà con un altro comune che mi pare sia Povignano, se non ricordo male. Il nome si chiamerà Terralta Veneta, questa è la decisione dei due sindaci Serena e Zappalorto. Vedo collegati Lucio Zanatto con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera. Allora, intanto ho visto che ci sono molti esponenti del vertice della Lega, c'era poco prima seduto accanto a lei Flavio Tosi, allora tutti i leghisti si chiederanno, insomma, queste anime diverse della Lega sono così diverse, riusciranno a ricompattarsi? Lei dice sempre non ci sono marognani, bossiani, no? C'è un unico partito, ma certamente ci sono visioni e contrasti abbastanza evidenti. Beh, direi che innanzitutto è un grande elemento di comunicazione per i giornali o per chi comunque deve sbarcare il lunario, quindi ha qualcosa da scrivere. La verità è che la Lega è una sola, glielo dice una persona peraltro che non ha mai fatto parte di cordate, di correnti o di qualche altra filone di pensiero, e noi abbiamo un unico obiettivo, l'ho detto anche questa sera nel mio intervento, che è quello di difendere le tasse dei nostri veneti, sono 18 miliardi all'anno che mandiamo a Roma e questi se li dilapidano nel vero senso della parola. Basti pensare cosa costa un pasto in ospedale al sud, viene a costare 60-80 euro contro i 6 euro e mezzo da noi, piuttosto tutto quello che conosciamo rispetto agli sprechi. Vorremmo mettere a posto tutto questo e fare in modo che i veneti non paghino più. Senta, Napolitano, il presidente Napolitano ha detto sì, ci vuole il coraggio, ma bisogna stare attenti all'incoscienza. Cosa significa secondo lei? Ma guardi, io ho il massimo rispetto del Presidente della Repubblica, però ciò non toglie che la sua libertà finisce dove inizia quella degli altri, per cui non condivido assolutamente ad esempio le prese di posizione sull'immigrazione. Io penso che noi dobbiamo difendere la sovranità dei nostri confini, come accade in tutta Europa, e non fare sempre i primi della classe, magari trovarci a essere quelli che aprono 8.000 km di coste, accettano tutti per poi vedere le scene che abbiamo già visto. Presidente, gli ultimi sondaggi parlano della PD al 28, adesso non do il da 28 e 4, il PDL 24 e 8, il Movimento 5 Stelle a 21 e 5, la Lega sarebbe collocata al 4%. Come farete a recuperare posizioni? Anche se poi insieme al resto del centrodestra, il centrodestra risulta sopra il centrosinistra, stando al sondaggio Galleri che ho visto questa sera. Io le dico questo, le dico che si recuperano i consensi con i fatti. Tanto è vero che io mi sono dedicato H24, cioè 24 ore al giorno, alla Regione e ai Veneti, non mi sono dedicato alle segreterie, alla politica e a tutte le cose che voi bene sempre avete raccontato di me. Penso che quando tu apri gli ospedali 4 sere alla settimana, quando hai il coraggio di fare delle battaglie magari contro anche spesso chi non la pensa come te, quando difendi i Veneti fino in fondo, quando hai il coraggio anche di fare delle denunce scomode e quando comunque ti senti questa responsabilità, poi saranno i Veneti a giudicare. Io dico sempre, noi siamo forti in amministrazione. Quando sarà ora vedremo. Presidente, lei è appena tornato dalla Francia. Sono appena tornato dalla Francia, abbiamo firmato un grande accordo, la macro regione alpina, e quindi anche qui un'ulteriore novità di Veneto, Lombardia, Baviera, pezzi di Francia, Svizzera, Trentino Alto Adige, Bolzano, che si mettono assieme per dar vita a una sorta di nuovo cantone europeo. Lei diceva però che a questo tavolo sono presentati anche i ministri italiani, un segno forse di debolezza? Beh, è una grande sorpresa, sono presentati tre ministri, la Bonino, Moavero e Trigiglia. Beh, non so se sono venuti per sostenersi o perché preoccupati, comunque noi abbiamo firmato. Lei però durante così l'incontro ha parlato del muro di Berlino, di un sogno che si è avverato in Germania, di un sogno che potrebbe essere anche quello veneto. Beh sì, io penso sempre che l'indipendenza e la possibilità di sentire i veneti sull'indipendenza sia quantomeno un fatto di rispetto nei confronti dei veneti. Ho fatto l'esempio del muro di Berlino, tutti hanno parlato per anni, per 40 anni del muro di Berlino, poi
un po' di ragazzi, 18-20 anni, una sera li abbiamo visti sopra il muro con tanto di mazze e martelli e lo hanno distrutto nel 1989. Per cui quando parte il Big Bang finisce così. Senta Presidente, tra le altre cose che lei ha lanciato ha parlato del ministro Chiang e così dello Ius Soli, qui a Treviso poi se ne sta parlando ampiamente con questa sorta della cittadinanza onoraria ai bambini. Lei ha detto che i bambini sono come la Croce Rossa, non vanno toccati. Ma sì, far polemica, far politica sui bambini risulta sempre difficoltoso e anche, posso dire, anche poco rispettoso. Dico che c'è una legge in Italia che dà la cittadinanza dopo 10 anni di residenza a un adulto. A un bambino deve attendere i 18 anni di età, quindi se fosse 10 anni anche per il bambino non lo trovo scandaloso. La verità è che il Comune di Treviso dovrebbe invece chiarire un'altra cosa, l'impressione prima di tutto che questa non sia un'emergenza degli immigrati trevigiani avere la cittadinanza onoraria simbolica peraltro per i bambini. Ma l'altro dato invece concreto è quello che dietro questa azione si nasconde, è ovvio, è chiaro, lo Ius Soli, nel senso che il Comune chiarisca se è a favore o contro lo Ius Soli. Questa è la domanda pubblica che faccio. Il Comune di Treviso, cioè i suoi amministratori, la maggioranza, è a favore o contro lo Ius Soli? Io sono contro per un semplice motivo, che non trovo corretto dare la cittadinanza a un bambino che nasce qui e poi se ne va in giro per il mondo, non sa nulla dei veneti, dei trevigiani, degli italiani. Questo in tutti i paesi è regolamentato, come al solito. Gli italiani vogliono fare i primi della classe e per cui è così. Poi penso anche, lo dico con una battuta simpatica, spero, ma senza offesa, penso che il Comune di Treviso abbia visto che il loro ministro di risultati non ne porta a casa, sto parlando del ministro Chiang, forse ha pensato di precorrere i tempi e di stimolarlo un po'. Fatto sta che il ministro Chiang a tutt'oggi, più che andare in giro per l'Italia, non ha fatto. Ecco, velocemente, perché so che lei questa sera ha una cena con degli imprenditori agricoli e proprio nel suo intervento ha detto devo andare via perché è un momento difficile per loro, visto il gesto estremo che è capitato proprio qui nella Marca. Beh, 70, oltre ormai settantina di imprenditori che si sono suicidati in giro per il Veneto dalla dimensione di quanto tremenda sia questa crisi. Pensare che di questi suicidi si parla sempre meno, pensare che qualcuno comincia a catalogarli come fatti fisiologici vuol dire che non ci siamo. Noi non gettiamo la spugna, non ci omologhiamo i suicidi, non ci pieghiamo davanti alla crisi e pensiamo che tutti quei pantaloni, quei cialtroni che in giro per l'Italia sprecano devono essere messi nelle condizioni di non sprecare più e di essere virtuosi come noi. Grazie e buonasera a tutti. Grazie. Direttore, hai qualche altra domanda? No, grazie, benissimo. Benissimo, grazie. Buon lavoro, direttore. Governatore, grazie. Allora, Paolo Zabeo, ho visto oggi l'ultima analisi della CGA di Mestre che devo dire proprio ha scavato all'interno della legge di stabilità e oggi si dicevate con Bortolussi che queste tasse che sostituiscono l'IMU colpiranno gli appartamenti meno grandi, insomma, no? Gli appartamenti meno lussuosi. Cosa vuol dire? In che senso? Scusi. Ma che il pericolo è che l'introduzione di questa TASI, che è questa nuova tassa sui servizi indivisibili, sostanzialmente una nuova imposta sugli immobili, rischia di essere più pesante dell'IMU sulla prima casa. Quindi ci siamo tutti rallegrati qualche mese fa che abbiamo scampato il pericolo dell'applicazione dell'IMU sulla prima casa e quindi siamo tutti contenti, ma in realtà rischiamo dal prossimo anno di ritrovarci con una nuova imposta più pesante e soprattutto rischia di essere più gravosa per gli immobili più modesti, ad esempio quelli che sono classificati in A4, che sono le categorie, diciamo così, delle abitazioni civili, ma anche quelle popolari, eccetera. E quindi perché questo? Perché con l'IMU sostanzialmente noi avevamo una detrazione sulla prima casa di 200 euro, che era quella base, e poi di altri 50 euro per ogni figlio, e moltissime di quella fascia risultavano esenti, cioè il potenziale IMU che dovevano praticamente versare veniva battuta da queste detrazioni, quindi non pagavano nulla. Invece adesso con questa TASI, che avrà un'aliquota che potrebbe oscillare tra l'1 e per 1000 e 2,5, rischia di essere molto più pesante perché non ha queste detrazioni. Quindi questa è sicuramente un'ingiustizia e noi auspichiamo che insomma, il governo o il Parlamento intervenga e metta mano a questa cosa e stralci questo aspetto, comunque lo riveda perché rischia di essere penalizzante. Ma al di là poi del caso, certo, del caso TASI, cioè di questa nuova imposta, è tutto l'impianto che rischia di essere, diciamo così, che ha già suscitato tutta una serie di critiche molto violente, feroci. Di fatto questa legge di stabilità di stabile non ha nulla, perché abbiamo visto che
Monti ha dovuto dare le dimissioni da presidente, diciamo così, del suo partito. Il vice ministro dell'economia Fassina ha annunciato le sue dimissioni. All'interno del PDL c'è molto mal di pancia, perché molti non stanno accettando questa legge di stabilità. Il giorno dopo addirittura tutti erano d'accordo di cambiarla, di modificarla. Tra l'altro, a distanza di 3 giorni non c'è ancora un testo ufficiale. Credo sia probabilmente la cosa più scandalosa che ci troviamo di fronte, come un governo che ha già presentato questo documento martedì sera a Bruxelles non lo mette a disposizione della stampa, dell'opinione pubblica. Credo che questo sia grave. Di fatto stiamo facendo praticamente delle riflessioni su bozze, ne girano tante, non sappiamo nemmeno insomma qual è il testo ufficiale, però di fatto è chiaro che le aspettative sono venute meno. Non più tardi di una settimana fa, sabato scorso, il Premier Letta era qui a Mestre e ci aveva annunciato che sarebbe stata una finanziaria di svolta, che avrebbe sicuramente dato un segnale importante di inversione di tendenza. In realtà, da quello che abbiamo potuto leggere sui giornali, pare che non sia così. Senta, sul cuneo fiscale, ma tutti dicono, insomma, i sindacati, gli industriali, è inutile dare 8, 9, 10 euro in busta paga in più, non cambia niente. Se mi consente una battuta, i lavoratori dipendenti da questo governo sono stati presi per il cuneo, nel senso che, per il cuneo, nel senso che noi abbiamo denunciato, facendo un po' i conti, che di fatto, insomma, un dipendente, quelli che i più fortunati riceveranno tra i 13 e i 14 euro al mese, sono quelli che hanno una fascia di reddito tra i 15 e i 20 mila euro. E poi a scendere, insomma, 8, 9, 7, fino a che a 55 mila si interrompe tutto. Anche qua, per carità, piuttosto di toglierli, anche se sono pochi, meglio darli, insomma, questo è, quindi una leggera inversione c'è, però è indubbio che rispetto alle aspettative, a chi ci aveva detto che col taglio del cuneo rilanceremo i consumi, con 14 euro uno si fa nemmeno una birra e una pizza. Detto questo, però, non è tutto da buttare, perché ci sono altri aspetti positivi, secondo noi. Ad esempio, per il mondo delle imprese ci sono alcuni aspetti che sicuramente vanno messi in risalto, come ad esempio la riduzione di 1 miliardo di euro per quanto riguarda i premi INAIL, quindi ci sarà un alleggerimento della contribuzione assicurativa in capo alle imprese, c'è la proroga di un anno ancora degli eco bonus per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico, c'è 1 miliardo di allentamento del patto di stabilità per i comuni, quindi questi possono mettere in moto investimenti in conto capitale, quindi rilanciare un po' l'economia. Quindi ci sono c'è poi un altro aspetto interessante, quello dello sgravio, l'alleggerimento dell'IRAP per le nuove assunzioni, quindi ci sono anche delle misure importanti. Pare di capire però che la massa critica è insufficiente per mettere in moto praticamente uno slancio per riagganciare la ripresa. Com'è? Efficienza energetica, sì, sono 3 anni, 330 milioni, 1 miliardo complessivo. Sì. Allora, sono interventi a spot, sì. Ancora una volta, io mi aspettavo qualcosa di più, mi aspettavo che si lavorasse, si andasse ad incidere in modo strutturale su una manovra che strutturalmente ponesse le basi per una tassazione equa e diversa. Invece ancora una volta si è pensato a tamponare delle emergenze ritoccando e spostando di fatto e penalizzando anche una fascia che si impoverirà sempre di più. Allora, che fine ha fatto il figlio di Rina, nuovo cittadino di Padova? Non lo sappiamo, non ci interessa più di tanto, francamente. Basta che stia buono, insomma, stia tranquillo lì. E vediamo un servizio sui commercianti di Bassano del Grappa, che ne hanno le tasche piene. Hanno le tasche vuote, ma diciamo ne hanno le tasche piene. Vediamo. Gruppo, sì, andremo in tribunale, andremo dove dobbiamo arrivare, perché guardate che i soldi sono tanti, ma sono veramente tantissimi. La decisione di Confcommercio di portare in tribunale il comune di Bassano per l'aumento vertiginoso della TARES per alcune categorie ben oltre il 100% non poteva che nascere da una situazione disperata. I ristoratori della città si sentono abbandonati, schiacciati dal calo di introiti da un lato e dall'altro da una pressione fiscale che a Bassano appare talmente penalizzante da fargli pensare anche alla chiusura. Quanto è arrivato di TARES? 5.300 euro. Riesci a pagarla? No, e non lo pagherò perché non ho i soldi. Ho aperto l'attività 6 mesi fa, non credo di aver accumulato tanti soldi così da poter pagare la TARES. Si fa molta fatica, pensi solo che io quest'anno ho rinunciato anche ad andare in ferie,
ho rinunciato a andare in ferie, ho dato le ferie a turno ai dipendenti, però noi, io, mia moglie, eccetera, abbiamo rinunciato ad andare in ferie, non ho mai chiuso un sabato e domenica tutto il 2013, ho cercato di tirar su qualcosa e adesso arriva questo, tutto il mio, quello che ho riuscito a fare da mettere via lo devo devolvere qui. Il prossimo mese ho l'IRPEF, che l'anno scorso mi è arrivato 4.600, a dicembre ho le buste paghe più tredicesima e ho 9 dipendenti, ho il mutuo che mi scade, che ogni 3 mesi ho 15.000 euro di mutuo ogni 3 mesi, quindi non ce la faccio a assorbire questa spesa. Noi siamo disposti a far valere i nostri diritti e soprattutto la nostra sopravvivenza. Noi abbiamo alle spalle le nostre famiglie, i nostri dipendenti, noi paghiamo le tasse, e che si dica o non si dica, noi le paghiamo. E in questo momento qui le tasse ci stanno mettendo in dura prova. Allora, Gianni Girotto, senatore del Movimento 5 Stelle, a proposito di contrasti, voi avete avuto quello interno sul reato di clandestinità, voi eravate tutti per abolire il reato di clandestinità, salvo Grillo e Casaleggio che vi hanno bacchettati, ma soprattutto sulla Costituzione siete saliti sul tetto, ci spiega qual è il punto della... Sì, beh, intanto sgonfiamo il caso del reato di clandestinità, perché semplicemente noi volevamo depenalizzarlo per un motivo proprio pratico di spese. Nel senso che così come adesso la legge, il clandestino deve essere processato da un giudice di pace e l'esperienza pratica, i numeri dimostrano che sono spese enormi, allungamenti del tempo con cui questo clandestino viene poi riportato nella sua terra d'origine, quindi paradossalmente la legge ha ottenuto il risultato opposto. Quindi noi volevamo semplicemente far calare i costi, perché sono 7.000 euro all'anno che costa un clandestino e mediamente ci vogliono 18 mesi perché venga processato dal giudice di pace, quindi volevamo liberare risorse economiche e proprio strutturali, i giudici di pace e la polizia che deve gestire proprio le trasferte e la tenuta del clandestino. Grillo e Casaleggio hanno espresso un'opinione diversa, adesso ne stiamo parlando molto tranquillamente, quindi non c'è nulla di preoccupante. Quello che preoccupa invece è la Costituzione, se tutto va male, mercoledì verrà votata la modifica all'articolo 138 che spero ormai tutti abbiano capito è il lucchetto della nostra Costituzione. È bene se lei lo... Allora, l'articolo 138 è l'articolo che definisce come si può modificare la Costituzione. La Costituzione in questi anni è stata cambiata diverse volte e in alcuni casi anche pesantemente, ricordiamo il famoso titolo quinto sulle regioni, quindi si può cambiare la Costituzione, però giustamente essendo la nostra legge fondamentale c'è un meccanismo in questo momento molto complicato, molto pesante, proprio prudenziale, per far sì che qualsiasi modifica sia soppesata molto 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 pesantemente. Quello che si vuole fare adesso è rendere questo articolo molto più debole in maniera che si possa cambiare molto più velocemente la Costituzione con una maggioranza decisamente meno qualificata e in maniera meno controllata. Per noi questo è semplicemente un attentato alla Costituzione, ma soprattutto è lo spostamento di risorse su un qualcosa che non è la causa della nostra crisi. Non è possibile pensare che la crisi che abbiamo adesso non sia il frutto di questi 30 anni ultimi di mala politica e sia invece colpa della Costituzione. È assolutamente assurdo, io l'ho già detto in una trasmissione passata, non è qui un discorso di regole, noi leggi ne abbiamo a iosa, ne abbiamo di molto buone, la Costituzione stessa è molto buona ed è riconosciuta in tutti i paesi europei e mondiali come una Costituzione buona. Però se non viene rispettata, se in buona sostanza c'è dolo, lucro, conflitti di interesse, non andiamo da nessuna parte. Quindi il problema non è la Costituzione, il problema sono sempre gli stessi, clientelismo, lobbismo, nepotismo, baronati, questi sono i problemi degli italiani. Adesso la classe politica vuole farci credere che la colpa è della Costituzione, quindi è diventata semplicemente il capro espiatorio. No, il capro espiatorio è la mala politica. Benissimo, integrazione degli stranieri uguale disintegrazione dell'Italia. Voleva dire sulla Tares, sul discorso, sindaco? Sì, dopo volevo lasciare la parola anche a lui, però intervengo, sì, che rispondo anche, sì, a... Sì.
Sul discorso di Bassano, noi, anche da noi peserà Rossano, però Rossano. Noi abbiamo già avevamo fatto il passaggio della tassazione diversa, tassa e tariffa, quindi inciderà non in modo così pesante, comunque inciderà. Bassano è successo un'altra cosa, e quello che viene rimproverato, diciamo così, all'amministrazione è il fatto di non aver aperto un tavolo con le associazioni di categoria. E poi c'è tutto il discorso di ETRA che si amplia ancora di più, perché soprattutto per quanto riguarda chi ha parlato, i signori che parlavano, hanno tutti un'attività commerciale di somministrazione sì. bevande e alimenti. Esatto. E sono penalizzati tantissimo, non c'è distinzione fra un buco di pizzeria da sporto e una pizzeria magari in centro storico a distanza o in periferia, e effettivamente le cartelle che sono arrivate sono intollerabili. Se loro vogliono una mano dal comune di Rossano, noi siamo assolutamente con loro. Per quanto riguarda invece il discorso che ha fatto sulla Costituzione, siamo convinti tutti che la nostra sia una buona Costituzione. Ma non è in questo momento la migliore Costituzione, perché la nostra Costituzione è stata scritta un bel po' di anni fa e sono cambiate tante cose, sono cambiate cose in meglio, sono cambiate cose in peggio. C'è una grande, per esempio, la grande parte che riguarda la tutela del lavoro delle donne, che deve essere rivista, perché i nostri padri costituzionalisti, quando l'hanno scritta, non pensavano che la società si potesse evolvere così da poter permettere alle donne di avere un posto, un ruolo importante, anche se c'erano più donne allora in Parlamento che non no, adesso sì, però c'è stato il periodo dove ce n'era sicuramente di più. Dopo, il parlare di questi 30 anni, io sono contenta che i grillini continuino a ricordarci che abbiamo vissuto 20 anni di semifascismo e 30 anni di mala politica, però invece di dar l'esempio di una politica nuova, così come si erano presentati, di una politica diversa e di una politica fatta di sostanza e non di apparenza, stanno copiando tutto il peggio di quello che potevano copiare. Non è un discorso naturalmente personale che rivolgo al collega che è seduto qua, ma è un discorso che faccio al suo partito. L'esempio che state dando all'Italia è un esempio di pessima politica, e state veramente riproponendo tutti quei modelli che state criticando. Sì, però loro, devo dire, hanno rinunciato a 42 milioni di euro. Ah, no? Vabbè, voglio ma dire, questo, cioè, ma onora il merito, ma onora il merito, su questo mi trovano perfettamente cioè, d'accordo. Voglio dire, qualcosa, però, qualche esempio l'hanno dato, a una politica vecchia, no? Certo, e di questo tutti danno loro atto, ci mancherebbe. Però dal reclutamento di chi lavora con loro, da quello che succede nei piccoli comuni, dalle defezioni, stanno copiando i modelli. Io insomma vengo da noi, non sono state ammesse le due liste presentate, stanno riproponendo i modelli che loro criticano. Poi sentiremo Girotto, però andiamo subito ad Antonio Guadagnini. Allora, intanto sulla manovra, la vostra opinione di Veneto Stato qual è? Posso Sì, allora la questione delle tasse comunali è semplicissima. 40 anni fa è stata fatta una riforma del finanziamento dei comuni, che prevedeva l'eliminazione di tutte le tasse che venivano raccolte direttamente dai comuni, la stessa quantità di soldi veniva data attraverso trasferimenti dallo Stato, quindi la pressione fiscale rimaneva invariata sostanzialmente. E quindi io, pagando le tasse erariali, cittadino del comune di Crespano, mi pagavo anche i miei servizi comunali attraverso i trasferimenti che arrivavano dallo Stato. E adesso la faccenda che sta succedendo è questa: stanno reintroducendo le tasse comunali perché dicono che il comune si deve autofinanziare, però non stanno abbassando le tasse erariali, di conseguenza io sto pagando il servizio due volte, quindi tutte queste tasse sono dei furti che vengono fatti ai cittadini italiani, perché in Italia la pressione fiscale aumenta continuamente e i servizi si riducono continuamente, e questo è il problema. Poi ci si accanisce sempre, io sento sempre gli stessi discorsi che vengono fatti ogni volta che viene fatta una finanziaria. Ci voleva più coraggio, si poteva fare di più, ma sono 40 anni che dicono sempre la stessa identica cosa. D'altra parte, voglio dire, per essere più coraggiosi, ovvero per dare più soldi ai dipendenti, agli imprenditori, eccetera, eccetera, bisogna tagliare da qualche parte della spesa pubblica, cosa che non è mai riuscito a fare nessuno. La spesa pubblica aumenta sempre, ogni anno la spesa pubblica aumenta, non si sa dove vanno a finire i soldi, ma la spesa pubblica aumenta. Quindi
fatalmente chi fa le manovre non può distribuire soldi, anzi deve continuare a tagliare a destra e a manca. Il problema dell'Italia è sempre lo stesso, è inutile pensare che arrivi qualcuno a, e riesca a risolvere il problema, perché tutti i casi precedenti lo dimostrano, nessuno è mai riuscito a fare niente di diverso di quello che ha fatto Letta adesso, che ha fatto Monti prima, che ha fatto Berlusconi prima, che ha fatto Prodi prima, che faranno con tutta la buona volontà del caso anche i grillini quando arriveranno a governare col 50%, io glielo auguro, perché il problema dell'Italia non è la persona che si mette al posto di comando, che poi non è di comando. Il problema è, per esempio, qualche giorno fa c'era un interessante fondo nel Sole 24 Ore di un costituzionalista che si chiama Ainis, Michela Ainis, e diceva che ci sono in Italia 63.000 provvedimenti di deroga alle leggi dello Stato. 63.000 provvedimenti di deroga, lo commentava lui stesso, significa che non ci sono leggi, perché ognuno che ha un gruppetto di potere in Parlamento che riesce a condizionare Tizio, Caio, Sempronio, riesce a farsi fare un provvedimento ad hoc per cui per lui la legge non vale e lui è salvaguardato. È questa l'Italia, cioè è impossibile modificare, impossibile. Cioè, uno sì, arriva a quello nuovo Renzi, Renzi salverà l'Italia, Renzi farà esattamente quello che hanno fatto gli altri, ma non perché sia in malafede, non lo so se lo è o non lo è, ma perché non potrà in nessun modo cambiare le cose di questo, di questo Stato. È impossibile, impossibile, perché è fatto tutto per stare così. La spesa pubblica non riesce ad abbassare nessuno, perché chi comanda sostanzialmente deve rendere conto a questi 63.000 provvedimenti di deroga e quindi nessuno riesce a cambiare le cose. La questione è questa. Allora, quando noi proponiamo l'indipendenza, non è che noi cerchiamo la luna oppure siamo degli illusi, è che è la cosa più facile da fare per cercare di salvare almeno le persone che saranno interessate dall'indipendenza al Veneto, cioè i venti, perché altrimenti faremo la fine del topo. Allora, un'altra delle cose che si dicono sempre è la frase del presidente Obama a chi lo va a trovare, dice: siete sulla giusta strada. L'ha detto a Monti, per esempio, e lo ha detto anche a Letta, quindi tornano in Italia e dice: ci hanno detto che siamo sulla giusta strada. Dopodiché si vede spesso che la strada non era del tutto giusto, del tutto giusta. Domani ci sono previsti possibili problemi a paese, nel Trevigiano, perché Don Floriano Abramovic, sacerdote lefebriano, come sapete, celebrerà una messa, un requiem per Eric Priebke, alla quale tra l'altro parteciperà anche il sindaco di Resana Marzorato, insomma ci sono anche politici che vanno a partecipare. Voi vedete in queste immagini la casa di Don Floriano Abramovic a Paese, che è stata oggi assaltata da un gruppo di autonomi che con la vernice rossa hanno scritto frasi molto ingiuriose, insomma hanno, per esempio c'era, ho visto lì, mi pare nazista e qualcos'altro, e poi hanno imbrattato tutta l'abitazione con la vernice rossa. Domani preoccupazione a paese, perché durante questa messa potrebbero esserci degli incidenti. Ma vedo collegato sempre da Villorba Lucio Zanatto con il segretario della Lega e sindaco di Verona, Flavio Tosi. A te, Lucio. Buonasera Tosi. Lucio, se vuoi andare avanti tu, se no faccio io la prima. Sì, direttore, comincio io per quanto riguarda la serata. Insomma, Flavio Tosi, la cosa più bella che abbiamo visto questa sera, oltre la vicinanza del governatore Zaia, è la presenza di Giampaolo Gobbo. È un bel segnale. Ma è un segnale di quello che abbiamo sempre detto, che la Lega deve essere unita, che adesso ci sarà un congresso federale a metà dicembre, dove il segnale più bello anche lì sarebbe quello appunto di unità del movimento in tutto il nord. E quindi il fatto che ci fosse Paolo Gobbo, Paolo Dozzo, Luca Zaia, Flavio Tosi, quindi delle figure che rappresentano tutto il territorio e la Lega da tanti anni a questa parte, tutte assieme, vuol dire un segnale di ricompattamento importante. Sì, importante, perché poi qui insomma questa divisione tra lealisti, maroniani eccetera era sentita particolarmente. Per dire, stasera non ho visto il sindaco di Vittorio Veneto, quindi un segnale di qualcuno ancora duro e pur da convincere c'è. No, oggi è una serata, un venerdì, che normalmente si hanno impegni.
Quindi se Toni Da Re non c'è è probabilmente come sindaco, perché impegni istituzionali capita e non è che tutti possono essere liberi la stessa sera, e quindi non darei una lettura distorta a una cosa che non è. Ecco, come sta andando la sua fondazione? Ma direi che il messaggio che si è lanciato a Mantova il 6 di ottobre è stato percepito, che è quello di cambiamento del paese, e c'è anche entusiasmo, direi, perché comunque se tu dai speranza, fai capire che c'è la possibilità forse di cambiare le cose, dico forse perché la certezza non c'è finché non le hai cambiate, in un paese come l'Italia dove le istituzioni romane sono inchiodate e guai a chi le tocca, però vedere appunto una possibilità che le cose possano finalmente cambiare è un segnale di speranza che la gente aspetta. Ecco, sfatiamo questa sensazione che dice Tosi sta cercando di portare la Liga Veneta più verso la Lega Lombarda e diciamo la parte del Veneto al di qua, quindi non Verona ma Treviso, Venezia, Belluno, dovrebbe fare qualcos'altro, rimane un po' staccata, cioè la Lega rimane comunque una sola, non ci sono fratture nel Veneto. No, la Lega è il federalismo vero, l'ha fatto da sempre all'interno del movimento, e quindi come c'è la Lega Lombarda c'è la Liga Veneta con la più ampia autonomia su tutte le scelte, perché sulle elezioni amministrative, sulle scelte per la regione, sulle elezioni politiche il Veneto ha deciso per il Veneto, e questo in nessun altro partito succede. Ecco, e a proposito di scelte del Veneto, prima il governatore Zaia ha parlato di questo referendum per l'indipendenza, poi ha parlato di questa regione, macro regione alpina, insomma si sta muovendo qualcosa per la nostra regione in termini di indipendenza? Beh, si sta muovendo qualcosa per far capire allo Stato centrale che serve assolutamente una maggiore autonomia sia a livello normativo, cioè il Veneto si sa ben gestire e quindi può scriversi le sue regole senza che qualcuno da Roma le faccia uguali per tutte, perché chi è più capace dal punto di vista della virtuosità amministrativa è giusto che gli venga data la possibilità di ben governare, e dopo anche dal punto di vista del decentramento dei poteri e delle risorse, perché questo paese non funziona perché si fece la scelta sbagliata di fare un paese con un'impronta fortemente centralista, e questo ha generato sprechi, uno Stato ingombrante, costosissimo, perché oggi il sistema paese rischia di saltare per i costi dello Stato che sono eccessivi, quando invece ci sono dei territori come il nostro che sono capaci di produrre ricchezza, di darla anche agli altri, tranne che purtroppo questa venendo filtrata male dallo Stato centrale spesso è stata sprecata. E quindi far capire in tutti i modi, con il referendum, con la macroregione, con la macroregione europea, far capire a Roma che non ce la si fa più, perché in realtà quello che la politica romana nazionale fa ancora fatica a capire, vivono su un altro pianeta, è che la situazione qua è diventata insostenibile davvero. Ecco, questo messaggio della Lega, però la Lega a livello nazionale è 4%, dicevamo prima col collegamento col governatore, a fronte di un PDL al 24-27% del PD. Come si può riscalare, diciamo così, questa china discesa da una Lega un po' divisa dalle proprie fratture interne? Ma il problema non sono state le fratture interne, sono stati gli scandali di Belsito, il Trota, i Diamanti, la Tanzania, perché la Lega prima di quegli episodi viaggiava a livello nazionale sopra il 12%, nelle nostre regioni sopra il 30%, poi c'è stati quegli scandali che giustamente hanno fatto perdere fiducia, dico giustamente perché ci sta, cioè è chiaro che i cittadini, i nostri elettori si sono sentiti traditi. Adesso la Lega recupera perché finita quella fase, che è veramente passata, gli Zaia sono rimasti, Maroni, Cotta, i sindaci, gli amministratori, la gente sul territorio, quelli che ci sono in una sala come questa, sono sempre quelli, continuano a battersi per le stesse cose da sempre, e quindi il nostro elettorato, il popolo del Veneto, ha capito che la coerenza l'abbiamo mantenuta nelle scelte e nei comportamenti. Ecco, però il popolo veneto, io stiamo qui a Villorba, siamo a due passi da Treviso, Treviso ha consegnato nelle elezioni la città al centro-sinistra, vuol dire che il popolo veneto forse aveva bisogno anche di, come si dice, dare una scossa a questa Lega. Come si fa a riprendersi Treviso passata al centro-sinistra, che in questo momento comunque pare che a Nasvi non ha grandi novità in corso? Ma bisogna soprattutto riportare l'elettorato al voto.
perché oggi, da un anno a questa parte, chi vince le elezioni le vince con un'affluenza del 50%, che è un fatto drammatico. Al di là di che uno perda, che uno vinca, è drammatico per la democrazia, bruttissimo, cioè che metà gente non vada a votare. E se metà elettori non vanno a votare, non vanno a votare perché capiscono, si sono resi conto, che la politica per tanti anni ha promesso e non ha fatto. E in più, se consideriamo che su quel metà che va a votare un quarto ha votato Grillo, questa dà la dimensione di quanto la gente è incazzata, disperata, delusa, disillusa. Bisogna recuperare la fiducia dei cittadini dimostrando che fai le cose, cioè se tu con serietà e concretezza dici ti dico che faccio queste tre cose e faccio queste tre cose, allora riporti la gente al voto e quindi a decidere chi farà il sindaco di Treviso anziché il governatore, anziché a governare il paese, non sarà solo la metà che va ancora a votare, ma speriamo che i cittadini tornino a esercitare quello che è il diritto primario è poter votare e decidere chi ti governa e chi spende i tuoi soldi, perché quando decidi chi ti governa a livello comunale, a livello regionale, a livello nazionale, decidi chi spende i tuoi soldi e come. Ecco, ha parlato del fenomeno Grillo, dal punto di vista suo, dal punto di vista politico, è un fenomeno in discesa, in ascesa, ha dei problemi con i parlamentari stessi suoi, della sua squadra, come leggere questo fenomeno? È già al tramonto? Ma allora, c'è un problema di scelta che ha fatto Beppe Grillo, perché se tu i parlamentari li fai scegliere via internet è chiaro che il sistema è un po' debole, perché viva la trasparenza e viva l'innovazione, però i parlamentari dovrebbero essere persone conosciute dal territorio, esperte, che quando vanno a Roma sanno cosa fanno e cosa propongono, cosa che Grillo ha scelto di non fare, e quello è un aspetto. L'aspetto principale è che Grillo è la fotografia dei mali della politica. Grillo ha preso il 25% perché la politica nazionale ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, ha mancato in tutto quello che poteva mancare. Nel momento in cui la politica ritornasse a essere quella vera, quella nobile, quella che è al servizio della gente e che fa le cose al servizio della comunità, allora fenomeni di protesta pura come quello del grillismo spariscono, ma spariscono perché finalmente qualcuno nella politica sarà tornato a fare il suo dovere. Senta, lei deve ancora parlare questa sera a questo popolo che si riunisce, diciamolo pure, dopo un periodo, insomma, cioè, non siamo al Prato della Fiera, non siamo a quelle distese oceaniche di persone così festanti, siamo un po' più morigerati quest'anno. Cosa dire a queste persone che guardano a questa nuova Lega? Beh, intanto bisogna dirgli la verità. La verità paga sempre, perché fare promesse eclatanti, programmi promettendo tutto a tutti è sbagliato, perché siamo in una situazione drammatica dove ci saranno sacrifici, dove continuerà la crisi, dove la crescita non è fra tre mesi ma forse è fra un anno. Però devi dargli anche un progetto dicendo guarda, la situazione del paese è questa, i numeri sono questi, questo è il modo di uscirne. Ecco, vediamo. Pronto? Vediamo se dallo studio c'è qualche domanda, direttore. Sì, grazie. Volevo dire chiedere a Flavio Tosi se la sua candidatura alle primarie del centrodestra, dopo il cono d'ombra che ha oscurato un po' il carroccio, il cerchio magico dopo le vicende di Bossi, eccetera, ha come obiettivo quello non solo di presentarsi come l'uomo che possa guidare la coalizione, il centrodestra, ma proprio per ridare uno slancio a un partito che, come dicevi, ricordavi tu, è al 4% stando agli ultimi sondaggi. E quali altri obiettivi Tosi si pone? Ma l'obiettivo è quello, in coerenza con quello che è successo a Verona, le amministrative l'anno scorso, con quello che è successo anche in Lombardia quest'anno alle regionali. Sulle idee della Lega, cioè che non sono neanche le idee della Lega, sono le idee di buon senso, federalismo, non sprecare i soldi della gente, costi standard, cioè tutti devono spendere la stessa cifra nel pubblico per gli stessi servizi. Su queste idee, che sono appunto le idee del buon governo, se io l'anno scorso a Verona come Roberto Maroni, quest'anno in Lombardia, se avessimo corso solo col simbolo del partito probabilmente non avremmo vinto, pur portando avanti con coerenza le stesse idee e pur avendo lo stesso modo di fare. Avendo allargato alle civiche, quindi alle persone che magari non votano necessariamente il tuo simbolo ma credono in te e soprattutto in quello che dici di poter fare, siamo riusciti ad andare avanti appunto a governare la regione Lombardia da una parte e il comune di Verona dall'altra.
E quindi l'idea che nasce della fondazione è questa, quella di dire le idee sono idee secondo me assolutamente condivisibili, perché si parla di ridurre la spesa pubblica, il debito pubblico, sburocratizzare, riformare la Costituzione, insomma rendere moderno questo paese e abbattere i costi dello Stato che sono diventati insopportabili. Se questo lo dici solo da leghista, solo col simbolo della Lega, rischi di non far passare un'idea che comunque è giusta e serve al paese. Se invece aggreghi anche delle persone che magari non votano Lega ma la pensano così, allora forse le cose possono cambiare. Ultimissima domanda, sindaco, il comune di Rosà ha proposto di intitolare una piazza a Beppin Segatto, l'ideologo dei Serenissimi. Il prefetto di Vicenza ha detto di no. Lei come giudica questa decisione? Giudico che la scelta, che il prefetto di Vicenza ha sbagliato per due motivi. Uno, perché comunque, ed è una cosa antistorica come può succedere in un paese dove la burocrazia è borbonica, bizantina come l'Italia, che il prefetto deve autorizzare una comunità locale a decidere come chiamare le vie del paese, perché la comunità locale in un paese normale le vie le intitola a chi meglio crede, senza che ci sia qualcuno da Roma che ti viene a dire come chiamare la via di un paese. E quello è il primo punto. Secondo, Beppin Segatto è l'esempio di come la giustizia colpisce in maniera durissima, perché lì ha colpito veramente in maniera durissima, chi sostanzialmente ha fatto poco più di un'azione dimostrativa e goliardica e nient'altro, non ha fatto male a nessuno, non ha rapinato una banca, non ha ucciso nessuno, non ha spacciato, non ha rubato, e invece con il sistema di giustizia che c'è in Italia i delinquenti veri non pagano, e quindi ha sbagliato anche da questo punto di vista, perché si sarebbe reso onore, merito a una persona che, credendo in un ideale, ha pagato tantissimo, molto ma molto di più di quello che invece sono chiamati a pagare spesso i veri delinquenti. Grazie, grazie molto a Flavio Tosi, grazie a Lucio Zanato, ci collegheremo anche più tardi probabilmente con la festa della Lega della provincia di Treviso a Villorba, che si chiamerà Terralba Veneta qualora ci fosse la fusione con un altro comune. Dobbiamo andare in pubblicità, pochissimi istanti, state con noi, poi riprendiamo da Pietro Ruzzante e da tutti gli altri ospiti. Grazie, a tra pochissimo.